Brasile? Brasile? Direttamente dalla cucinetta magica. Buona Brasile, c'è Brasile. Buonasera, ma buonasera. Il poro Papanesso, c'ha la voce come Carmelo del Notorious, ma perché? Come perché c'è bravo, hai notato? Perché c'ho un po' diamo di mal un abbraccio, di gola. Diamo un abbraccio a Carmelo del Notorious innanzitutto. Carmelo, chi è Carmelo grande del Notorious? Gestore del Notorious, che c'ha la voce tutta rauca, oh, grandissimo. C'ho un po' di mal di gola, bravo. Com'è che c'ha la voce? Com'è che c'ha la voce, no, Carmelo del Notorious? Com'è che c'ha la voce? Che cazzo, Maresso, ma che mi raccomando, Brasile, la caduta se può entrare. Con la caduta può entrare, lo dico, Devi sapere, che, di Carmelo, gola, Brasile, devi sapere che Carmelo del Notorious ha la voce così per altri motivi, che non sono, la, certo. Che non sono la voce, per altri motivi. Beh, amico mio, è una storia molto lunga, ma è il, gestore, il gestore di locali notturni romano, molto conosciuto. Signor Carmelo. Non l'ho mai conosciuto, vogliamo mai avuto dire, vogliamo dire, Giuseppe, che sì. Finalmente... In sì. Italia stanno uscendo anche i bravi ragazzi. Oggi è uscito il grandissimo Massimo Carminati. No, vogliamo dire, ragazzi, diciamo ragazzi che non hanno fatto nulla. Adesso, signor Brasile, la condanna. Adesso un attimo, perché si può dire. Io, diciamo, ero felice non per l'uscita di per sé, ma semplicemente perché è stato applicato una regola del diritto. Ecco. Che è appunto che una bravo persona, ragazzo, però, proviamo, ma, bravo ragazzo. Io lo conosco personalmente, bravissimo ragazzo. Scusi, signor Brasile, non si può, non lo so, neanche signor Brasile, si può dire una cosa si può dire, non era un bravo ragazzo, no, non è un bravo ragazzo, no. Ha commesso diversi reati, eccetera, per questo reato. Ma quello può succedere, ma la vita può succedere, amico mio, ma è uno... No, sono semplicemente scaduti i termini, quindi giustamente è uscito, ma adesso da qui ma a dipingere... Ma che sono scaduti, dai, va bene. Come sono scaduti? Cosa di meno? Signor Brasile, fallo, Massimetto, adesso, Massimetto, questo qua, Massimetto. Non si può dire, Massimetto, dai. Signor Brasile, lei mi sembra che abbia fondato un partito, mi sembra di capire. Poi parleremo di una cosa. Borgate che... e famiglia, Borgate miei, e famiglia. Siamo usciti sul Corriere della Sera, amici belli. È tutto finito. Borgate e famiglia. Siamo usciti sul Corriere della Sera, Borgate e famiglie. Ma qual è? Riprenderò il centro Italia, ragazzi. Beh, adesso. Ve lo dico adesso. Ma allora... chi è che finanzia il movimento, scusi? Signor Carminati. Signor Carminati. Il brasiliano finanzia tutto, che finanzia, scusi? Signor Carminati, magari. Possiamo far iscrivere Carminati? Puoi far iscrivere Carminati, mi sembra una buona ma idea. Non ti preoccupare, facciamo un passetto alla volta, dopo te lo dico io che facciamo iscrivere. Allora, però mi sembra che il brasiliano in questo periodo ha perso un po' di sua di baldanza, perché è successo qualcosa con la sua fidanzata, con la sua donna. Ah, diciamo. Mi dispiace questo. Beh, con la signora Alice. Diciamo che sono stato abbandonato in quel di Pietralata. Hai fatto qualche cosa a Brasile? Hai fatto qualche porcheria? Sei tornato no, a fare tatanato. Sta scoperto qualcosa. Sto lavorando troppo, amico mio. No, ti ho visto. Hai detto nei tuoi social: ha detto ho fatto una cazzata. Ho ricominciato a fare. No, nulla di tutto ciò. Diciamo che in questo frangente, quando stavo senza Alice, sono uscito con una pornostar, ma niente di che. Ma se io, ma scusami, però, cioè, Brasile, ti sei trombato un attimo, se io per caso dicessi a mia moglie: scusami, sono un attimo uscito qualche giorno con una pornostar, quella giustamente cambierebbe, come dire, le chiavi di casa. Cerchiamo di capire cosa è successo. Tu hai una fidanzata Alice e nel frattempo ti sei trombato una pornostar, diciamo. No, questo. No, ci siamo lasciati perché veramente stavo lavorando troppo e stavo dando poca importanza a questo rapporto. E questa pornostar? Sono stato lasciato e diciamo questa pornostar mi ha fatto compagnia in questi giorni di mancanza. Ma ho capito, questa sarà pure incazzata sta Alice, scusa, la vuoi riconquistare o no? Sei incazzata. La vuoi riconquistare o no questa qua? Voglio riconquistare, ho chiesto venia, sto chiedendo venia in tutte le lingue. Cercherò di riconquistarla, Giuseppe. Perché? Che ma cosa regalale un grande mazzo di fiori, portala al CIA. Al CIA non so. Che l'ho portati ieri, che lei lavora a Tor Vergata, ecco. Al CUP di Tor Vergata. Poi perché magari portala al teatro all'aperto quando aprirà il teatro, ma bellissimo, a Villa Borghese, al teatro shakespeariano. Ma quale teatro? No, ci sono andato oggi a Villa Borghese, mezzo all'Even, ad allenarmi. No, ma lì c'è venire, sei mio ospite. No, ma lì c'è il teatro shakespeariano, bellissimo quel teatro. Bellissimo. Ma che c'è stato? Ma perché? Dovevo andare a pisciare, mi sono fermato là. Ma come si permette? Ma il teatro shakespeariano meraviglioso, scusa. Però scusami, brasiliano, la cosa è questa: vuoi fare un appello ad Alice? Poi ti presento una persona, perché altrimenti. No, gli dico ad Alice che comunque
manca da morire, basta con tutte le cazzate. Alice, torna da me, sono disperato veramente. Ho capito, ma te sei trombato una pornostar, questa qua come fa? Ma niente di che, Giuseppe, manca a Monaco, fa schifo, fa, te dica la verità, Giuseppe. Cioè? Gli bussava pure la socca, te dica la verità, Giuseppe. Ma che non è? Ma che modo di dire? Cosa vuol dire? Che vuol dire? Che vuol dire? Che vuol dire che le puzzava la sorca? Oh, no, mamma mia, che vuol dire che c'era un brutto odore? Guardata, Giuseppe, che... ti faccio le sorcio, capito? Era un brutto odore, era un brutto odore. Sono sincero, sì, diciamo. Sono sincero, ma è stata una bella trombata o no? Almeno appunto... No, Giuseppe, no. Deluso, no, meglio, no, Alice, meglio Alice, meglio Alice. Sì, tutta la vita, para tutta la vita. Fermi tutti, poi c'è un grande incontro qui, è un grande incontro perché fra poco ti presento una persona che è il tuo esatto opposto, caro Brasile. Il tuo esatto opposto. Fermo lì.